abbiamo iniziato e sono stati vaccinati almeno il 60% dei ragazzini sopra i 12 anni. Chiaramente adesso affrontiamo quelli un po' più resistenti, le famiglie un po' più resistenti, ma stiamo oggi stesso, farò delle vaccinazioni ai ragazzini over 12, i miei pazienti. Abbiamo iniziato, si tratta di un lavoro serio, puntuale, che avrà bisogno di tanta pazienza e anche di un lavoro di counseling sicuramente importante. Risultati discreti anche nelle vaccinazioni ai ragazzini sopra i 12 anni, secondo i numeri riportati da Doria, pediatra di Chioggia, che aggiunge: non è preoccupato tanto per l'inizio dell'anno scolastico quanto per il diffondersi del virus. Il virus si sta adattando, il virus si adatta e cerca di adattarsi in quegli ambiti nei quali non trova ostacoli. In questo momento trova molti meno ostacoli in chi non è vaccinato e nei soggetti giovani. Come dicevo prima, la variante Delta ha questa peculiarità di colpire tutte le categorie, non esclude nessuno, ma contrariamente alle forme iniziali ha un tropismo particolare anche per l'età pediatrica. Un'età delicata anche dal punto di vista psicologico. Abbiamo un long COVID di tipo psicologico che si sta verificando. Abbiamo avuto gravi problemi, grossi problemi con gli equilibri, ad esempio, del sonno durante il lockdown che si stanno protraendo nel tempo. E di fronte a questa situazione, in età adolescenziale poi abbiamo osservato un aumento molto significativo di tutte le problematiche neuropsichiatriche, ad esempio legate ai casi di autolesionismo. Abbiamo avuto i reparti di neuropsichiatria infantile ricoverati, letti pieni, ricoverati, quindi reparti pieni di ragazzi con questo tipo di disagio.